Allora, torniamo a parlare di turismo ecosolidale, ma soprattutto torniamo a parlare di un capitolo importante che riguarda la nostra società, proprio quella italiana, dove è largamente abbondante sempre di più la fetta rappresentata dalla cosiddetta terza età. Allora, parliamo del turismo legato agli over 65 e anche al turismo legato ai diversamente abili. Qual è la situazione in Italia? Allora, noi in Italia abbiamo 12 milioni e mezzo di soggetti con più di 65 anni e 2 milioni e mezzo di diversamente abili. Per capirci, immaginiamo una città come Roma abitata totalmente da soggetti diversamente abili. La dimensione è importante. Ma fotografare l'Italia di oggi ha poco senso se si guarda al futuro. Questi numeri nel futuro cresceranno in modo radicale ed esponenziale. Negli anni 2050 il 35% della nostra popolazione avrà più di 65 anni e analogamente avremo un incremento delle disabilità e dei soggetti anziani particolarmente fragili. Se vediamo il panorama un po' più grande, in Europa questi numeri sono complessivamente di 80 milioni. Anche gli anziani hanno diritto alla vacanza, ma quando si è anziani le aspettative, le richieste per la vacanza cambiano. Cambiano radicalmente, ma nessuno sembra accorgersene, perché l'anziano cerca, a differenza del soggetto quarantenne, cinquantenne o giovane, cerca due cose fondamentali, oltre alla bellezza del luogo, alla buona tavola, eccetera. Cerca la sicurezza e la salute. La paura più grande è: mi sento male, chi mi assiste? E se ho un disabile, chi lo assiste? I disabili, abbiamo detto i numeri, sono un numero importante, e altrettanto importante sono le famiglie che per tutto un anno assistono questa disabilità con forti privazioni dal punto di vista della libertà anche personale, e non riescono a trovare un posto che offra loro una vacanza con un'assistenza mirata per queste fragilità. Ecco, come mai ci dimostriamo ancora una volta in un segmento così importante destinato a crescere come quello del turismo ecosolidale così fragili? Cioè, quali sono i problemi che sono alla base dello Stato italiano e degli italiani in particolare che si occupano di ospitalità? Con quali tipo di problematiche hanno a che fare perché non riescono a venire incontro a queste esigenze? Allora, l'incultura è nel manico. Okay, quindi se non ci sono politiche che favoriscano il turismo in questo senso, in modo fattivo, non solo di enunciazione o del pari diritto di tutti di usufruire delle strutture, non si va avanti. In Spagna però, un paese che c'è molto vicino, questo l'hanno capito molto bene negli anni 90, e quindi ad esempio da Barcellona fino al sud della Spagna è un fiorire di centri, di residence, di villaggi, eccetera, che offrono con importanti caratteristiche strutturali l'ospitalità turistica di medio e anche di lungo periodo a tutta una popolazione di anziani che migra dai paesi nordici in particolare. Ma non è solo questo un aspetto del fenomeno. Noi recentemente lo stiamo vivendo anche in Italia, mentre negli altri paesi era già emerso, cioè è la migrazione degli anziani che vanno in paesi in cui l'offerta economica è decisamente migliore di quella del loro paese, dove anche con scarse pensioni si può vivere adeguatamente. Faccio un esempio per tutti: l'isola Le Canarie, Tenerife o Las Palmas hanno il 35% di popolazione residente non spagnola. Ci sono moltissimi italiani. Attualmente l'INPS eroga all'estero 400.000 pensioni, il che vuol dire che noi non siamo capaci di intercettare una massa enorme
come dicevo prima nei numeri, di soggetti che potenzialmente sono disposti a fare vacanze di medio e di lungo periodo o addirittura di residenzialità, perché ne guadagna la salute oltre che la tasca, non siamo capaci perché non c'è una linea di governo in questo senso, al di là delle commissioni, delle cose, eccetera. Se le organizzazioni alberghiere non recepiscono questo, ma fanno solo offerte che riguardano il basso costo piuttosto che i tre pasti abbondanti, non è questa l'offerta, perché, come ribadisco, gli anziani cercano due cose: sicurezza personale, d'ambiente, eccetera, e salute. Se mettiamo insieme queste due cose nel nostro bellissimo paese, che offre di tutto di più, noi abbiamo fatto un pacchetto integrato per questo fine, noi lo stiamo facendo. Ecco, infatti, chiudiamo appunto dicendo che cosa stiamo facendo, cercando di andare anche in controtendenza rispetto a quello che avviene nel resto d'Italia. Che cosa state facendo voi come associazione in Sardegna? Allora, noi abbiamo costituito insieme ad un comune, il comune di Giba, che si trova davanti all'isola di Sant'Antioco, una fondazione di scopo per realizzare un borgo. Cos'è questo borgo? È una struttura integrata dove ci sono residenze, dove c'è una casa di riposo, dove ci sono centri di riabilitazione, dove c'è un centro sportivo per fare sport per disabili, ma soprattutto c'è un ambiente in cui normodotati, diversamente dotati e soggetti fragili possano interagire, perché le strutture glielo consentono. Ma non siamo così originali. Noi siamo originali nel momento in cui abbiamo messo in piedi tutto un sistema, compresa una fattoria sociale per fare dell'agricoltura biologica per i residenti in questo borgo. Ma ad esempio in Olanda, la cittadina di Vreers, che è una cittadina in cui si è creato proprio un quartiere particolarmente protetto e sostenuto anche dalle tecnologie di controllo a distanza, eccetera, dove anche i malati di Alzheimer possono girare tranquillamente perché sono protetti dal sistema e dalle strutture. Cioè, non ci perdiamo più il nonno in quel paese, per capirci. Ecco, un'offerta di questo genere, perché non anche in Italia. Quindi questo si sta già facendo e potrebbe fungere da esempio anche per altre realtà. Partiamo dalla Sardegna, come già era partito il digitale terrestre dalla Sardegna per poi arrivare in tutto il resto d'Italia, e chissà che anche questo buon esempio possa essere seguito in tutto il resto d'Italia. Grazie.